Come si chiama? Schillizio Rosario. Quando nasci io? Il 4 marzo 1924. Attualmente è pensionato? Pensionato, sì. Che professione, cosa faceva Marco Sara? Ho fatto moltissimi anni il barbiere. Mm. E cioè, che quando iniziavo? Incominciai allora, i tempi erano quelli, mio padre a 6 anni mi mandò dal barbiere. Finito la scuola, dovevo andare dal barbiere. E chi era il suo barbiere? Chi? Il mio barbiere si chiamava Muscaglione Antonino. E questo Muscaglione mi sembra e aveva un fratello puro muratore, no? Sì. Che c'io mi pare che... Si chiamava Francesco Muscaglione. Ciccio Muscaglione. Sì. Ed era, mi pare c'io pure suo frate Marsangio. Sì, precisamente. Mio frate si insegnava, scusami la parola. Sì, no. Da questo Muscaglione. Ho capito. Erano, questi Muscaglioni erano due frati soli? No, erano 7 fratelli. Tutti marce, tutte cose? Tutti, sì, tutti più o meno operai, via. Mm. E una sorella avevano. E lei era più grande di tutti i fratelli, tutta, è più grande di suo frate, di sua sorella? No, tutto. Una mia sorella c'era più grande di me. Che era mamma di Pino? Di Pino di Miceli. Oh. Poi c'era lei, Marsangelo? No, poi c'era mia sorella Margherita, poi mia sorella la suora, e poi in ultimo mio fratello Angelo. E lei ha cominciato a 6 anni a dare la barbiera, come dicevo. Finivo la scuola, mezz'ora, perché allora la scuola finiva alle 2:30, o meglio, la scuola finiva alle 2, ma avevamo un maestro elementare. E chi era questo maestro? Vincenzo Masi. Vincenzo Masi. Era un ottimo maestro, e ci faceva mezz'ora di dopo scuola in più, gratis. E c'era un maestro pure scarso a quel periodo, maestro, cioè che uno dice speriamo con Civaio, come qua, ma scusate che lo interrompo, come quando io andavo a scuola elementare, per dire se c'è il professore Scandazzo, il professore Cuccia, e uno gli ha dato, cioè allora all'epoca sua c'era pure qualche professore, se dice che scarso si doveva dare. Ma come insegnamento no, penso di no, come insegnamento, secondo me allora... Super giù erano tutti gli stessi, ripeto, io noi abbiamo avuto Vincenzo Masi, che era allora nominatissimo nel paese, perché figurati che la scuola, tutte le altre classi terminavano alle 2, le lezioni terminavano alle 2, però questo ci faceva mezz'ora di lezione in più, una specie di dopo scuola di mezz'ora, gratis, senza... se nessuno pagava, e di sua iniziativa, perché ci poteva essere qualche alunno che era più indietro in qualche materia, e per portare su questo alunno ci teneva tutto in classe per mezz'ora in più. Lei a che scuola arrivava? Io sono allora, la scuola dell'obbligo allora ho fatto la quinta elementare, però dopo un po' grande ho preso la terza media. Cioè verso che età all'incirca? Ma gli anni verso... adesso lo dico io, 50 anni quasi quando ho preso la terza media. Niente, anzi, vuol dire che, cioè, ma allora per avere la terza media allora era lo stesso di essere come minimo ora mezzo laureato. Certo. E mi dica, cominciato a fare un barbere a 6 anni, a 6 anni. Dopodiché poi ho continuato oppure ho interrotto? Ho continuato fino a quando sono andato sotto le armi, che mi sono arruolato volontario per fare il corso allievo sottufficiale. E poi sotto le armi faceva sempre un barbiere? No, oppure... no, poi non l'ho fatto più, ah, perché no. Facevo il corso allievo sottufficiale, non avevo tempo nemmeno di grattarci la testa, per così dire. E quando è non per, se possibile, saperlo, è finito militare, cioè perché... Nel 46. Perché? Perché la guerra ci ha imposto un esercito come numero limitato, le potenze che hanno esatto, sì. E noi eravamo in più, e allora io non ero ancora in carriera continuativa e mi hanno congedato. E quindi è ritornato nuovamente a Mezzouso? A Mezzouso, a fare il barbiere. E allora quante barbiere eravate? Quante... Ma su, allora... Ma scusa, no, un attimo non interrompo, mi è pensato un'altra domanda. Cioè, appena arrivato subito ha aperto il salone oppure... No, no. E appunto, questo volevo dire. Sono arrivato a Mezzouso il 16 ottobre del 46. Scapolo sposato? Scapolo. Scapolo. Scapolo, 16 ottobre 46. Quanti anni aveva? E avevo 22 anni. Ah, 22. Ah, allora... E perché mi sono arruolato, 18 anni li ho compiuti sotto le armi, perciò
ho fatto 42, 43, 44, 45 fino a ottobre 46. Ok, è appena arrivato a mezzo iuso. Ero disoccupato e andai a lavorare per 100 lire al giorno, ma siccome c'era mia mamma, avevo sorelle, mio fratello aveva 9 anni, andai a lavorare per 100 lire al giorno da Mastro Michele Perniciaro, non so se tu lo conosci. Era, sì, sì, era più anziano di lei, oppure sì, era... era più anziano di me, era più anziano di me 6 anni, mi pare che era del 18. Ed era ben avviato lui? Lui era ben avviato perché non so se durante la guerra, all'armistizio lui era in Sicilia, il fatto sta che lui già aveva il cosiddetto salone avviato che lavorava. Sempre in piazza dove l'ha attualmente? Sì, in piazza dove c'era. Dove l'aveva attualmente, Barre Toto Ferlise? No, e lui aveva il salone dove c'è l'associazione combattenti. Ah, fatto. Ho capito, sotto a banchina. Precisamente. E poi altri barbieri che c'erano a quel periodo? E c'era Lo Monte. Lo Monte chi? Cicciolo Sciancato, Ciricino. Poi? Il padre Massofano. Sì, 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 poi? E poi c'era Nino Fugarino. Che il zio di padre Pietro? O zio di padre Pietro. Era barbiere che? Sì, che aveva il salone proprio, non c'era la cosa, sopra le combattenti, via. Sì. Ah, non è che c'aveva la casa? Precisamente. Cioè, Nino Fugarino sarebbe Nino Sio chiamato. Sì, precisamente. Poi altri barbieri? Altri barbieri c'era allora, quando sono venuto sotto le armi, io ripeto, quando sono venuto sotto le armi c'era o Calabrisi, che era il marito di una dei borghesi qua, la madre di Felice Canfora. Sì, 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 esatto. Lo hai conosciuto questo tu? No, sentivo dire Calabrisi. Aveva il salone, era assieme lui e Pietro Bisulca. Pietro Bisulca sarebbe Pietro Barabba? Precisamente. Avevano il salone, erano assieme, dove c'è in atto un bar di Ferlise. Poi, poi altri barbieri? E c'era Muscaglione in atto, quando io sono ritornato lui ancora faceva. E dove l'aveva il barbiere? Dove c'è, ha comprato la casa Gino Lala. Ah, quella dove c'è la macelleria? Precisamente. E il barbiere l'avevano tutto in piazza o salone, sì, oppure sì. C'era qualcuno? C'era uno, ma era anziano, lavorava poco, in atto dove c'era in atto il negozio di Bisulca. Sì. via Caccine. Via Caccine. Via Caccine e via Castelnuovo. E allora il barbiere, la paga del barbiere com'era allora? Ad anno, un tumulo di frumento per una persona e con relativi figli da tagliarci i capelli. Quando allora c'era, penso che la popolazione di Mezzusa allora era sui 6.000 abitanti, certo. 5.000, e c'era il barbiere per dire che qualche cliente non l'accettava, dicevo no, questo per dire è povero. Sì, così. C'era qualche cliente. E venivano mortificati i clienti pure. No, oddio, non trattava che ci diceva per esempio cose. Il momento in cui si presentava un cliente così, e il barbiere se non lo voleva gli diceva... per esempio che voleva essere pagato il doppio. Ho capito. E allora quello se ne andava in un altro che lo faceva. Lei ha cominciato a lavorare come non apprendista, quando era tornato a militare da Marcio Ciccio, Marcio Michele. Ho lavorato per un anno. Per un anno. Da Marcio Michele, perché purtroppo un pane costava 120 lire. E lei lavorava per 100 per lire? Per 100 lire al giorno. Ma siccome avevo le mie sorelle, mio fratello aveva 9 anni, anziché stare a spasso, ho preferito con e umiltà. Dopo come ha avuto coraggio, come ha deciso di aprire da solo poi nel 1950 mi sono messo in negozio per conto mio, perché allora mi avevano promesso un impiego, che questo impiego soldi politici, i soldi delle cose politici, anche se io non è mio carattere andare dietro ai politici. Mi scusi se lo interrompo, ma di che tendenza erano questi soliti politici che avevano promesso l'impiego? Ex democristiani? Ma oppure... no, veramente devo dire no, è stata una persona al di sopra dei partiti che io non sapevo nemmeno che ideologia potevo sapere questa persona, che non so se tu l'hai, forse non l'hai conosciuto, ma l'hai sentito dire, il dottore Buccola. No. Fratello di Papa Costantino Buccola. Ho capito, non... Papa Costantino l'ha conosciuto nemmeno. No, non ho per sentito dire. Comunque, siccome questo era un dottore, era una bravissima persona, educato, gentile,
è di sua iniziativa, perché aveva tenuto a cresima una mia sorella, questo dottore Buccola, no, l'altra Margherita, la moglie di Vincenzo, aveva cresimato a questa. E allora, di sua iniziativa, siccome aveva, non so se tu l'hai sentito dire, l'ingegnere Barcia a Palermo, l'ingegnere quello che era direttore dei telefoni della Sicilia. Sì, l'ho sentito, sì. E allora, siccome c'era una parentela, perché questo Buccola, la mamma di questo ingegnere, era una Buccola, e allora spontaneamente, ripeto sempre, mi ha chiamato questo dottore, attraverso che aveva tenuto a cresima mia sorella, attraverso che mio padre faceva un servizio antimalarico. E allora questo servizio antimalarico dipendeva dall'ufficiale sanitario del luogo, e questo ufficiale sanitario era questo dottore Buccola. C'era una cosiddetta conoscenza o amicizia, come la vogliamo chiamare, via. Sì. E spontaneamente mi chiamò, sai, così così, dice, siccome io, ripeto, ero arrivato sotto le armi, non è che si sergente maggiore, e dice così così, qualche giorno ti porto, dice, da questo mio parente, dice, che lui ti può sistemare. Questo ingegnere Barcia allora era direttore di tutti i telefoni della Sicilia, telefoni di Stato, sì, 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 perché sì, allora c'erano telefoni di Stato. E dice, quindi se volessi, mi ha portato da lui, mi sembrava che da un giorno all'altro dovevo essere assunto, con le sue parole, tramite le sue parole, e invece mi ha cullato per quasi 2 anni, e adesso vediamo qua e là, fino a quando un bel giorno mi manda una lettera firmata da lui e mi dice, per disposizione del capo dello Stato sono vietate le assunzioni. Era... ma non era vero, perché allora dopo guerra tutti, ne sono entrate in tutte queste cose, perché questa, la macchina dello Stato si ingrandiva, perciò certo, c'erano pure queste cose. Ma se lui avesse voluto, ma siccome il dottore Buccola era una persona squisita, non gli ha detto tu, perché si diceva zio, gli ha detto questo ingegnere, sì, non gli ha detto tu me lo devi fare perché lo puoi fare. Se vuoi, penso che tu lo puoi fare, perché è una, certo, persona, certo, ripeto, molto gentile, molto educata, non lo posso dimenticare. E si è così, ma lui, siccome non gliela, quasi quasi non gliel'ha imposto, perché se avesse adoperato un altro linguaggio, penso che mi avrebbe sistemato. Ma invece, certo, sì, 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 mi ha cullato poi, fino a quando poi nel 1950 mi sono deciso e ho messo il negozio, cioè il salone, allora si chiamavano salone, questi locali di barbiere, per conto mio. E andiamo a salone, sempre salone si è chiamato, oppure... Sempre salone, il mio è stato il primo, si è chiamato barbiere. Eh, il mio, quando ho messo il mio, non c'ho levato, sono, c'è scritto barbiere. E chi gliela faceva questa insegna? Me l'ha fatta Cicciurrizza. Cicciurrizza, Cicciurrizza. Il pagio dottor Cicciurrizza. Era falegname? Che... Sì, era falegname. E come scritta che l'ha scritto? Ma forse l'ha scritto Pedro Sazizza. Ah, Pedro Sazizza. Pedro Sazizza sempre, se ricorda sempre, era più grande dell'Emar. Sì, sì, po- era più grande. Di me. Quindi sì, sì. Pedro Sazizza è stato sempre, sì, una persona, sì, estroversa così, sì, sempre. Sì, sempre, sempre, sempre. C'è un lavoro scarparo, però, diciamo, là, devagiamo, non andiamo al discorso là, perché... Bello. E quindi era più questo salone, dove l'ha aperto? In piazza sempre, dove c'è ora che ha comprato la casa a Gino Lala. Ah, Gino Lala, ok, sì, esatto, Gino Lala. E quindi, e là... Dove c'era, sono solito, l'ho conosciuto a Pereaso, conosciste tu? Sì, sì, sì. Ecco, sì, precisamente c'era una cosa, detto, era quello era un albergo, sì, allora si chiamava Albergo Parrino, si chiamava questo coso. Sì. E mi ha affittato questo pian terreno. Che poi all'ultimamente mi pare ci ha avuto Nino Bua, Ignazio che poi si Ignazio Burriesi. Ignazio Burriesi. E poi no, ultima, Nino Bua no. No, ultimamente quando c'è Cario Tetto, come si chiama, contro soffitto, gli dopo è caduto, sì, sì, sì. Ma no, io non ricordo questo. Sì, là, quando che aveva Ignazio Burriesi, Ignazio Quaffur, chiama, che ci ha messo Quaffur nella targa. Sì, sì. E quindi comincia a fare barbiere, diciamo, con una propria attività, sì, diciamo. Sì, attività. Sì. È stato difficile conquistare cliente, oppure... Ma lì per lì è stato difficile, no, veramente, perché io ero conosciuto da bambino, perciò il mio barbiere, quello che mi ha... Faccio Ciccio. Quello che mi ha insegnato, Muscaglione, là, Nino si chiamava. Era ancora vivo? Sì, era ancora vivo, però era... Che so, il barbiere è un mestiere di giovani. Mm-hmm. E lui era già, perché lui era, si era sposato con una di Figarazzi, perciò spesso se ne andava a Figarazzi, perché la moglie
economicamente stava bene, perciò in quanto perciò il salone ci teneva poco, via. E io ho molti clienti. Derottato tutti i clienti. Molti clienti che mi conoscevano da ragazzo sono venuti da me. E gli altri colleghi barbieri più anziani lo vedevano con buon occhio pure già da chi sto. Ma no, sempre, allora cosa vuoi? Guarma leva si dice. Ho capito. E cominciava a fare un barbiere e subito si è adattato come pago, oppure ha fatto il prezzo inferiore? Superiore sì, ma inferiore no. Io, pur essendo di nuovo apertura, mi sono imposto uno stile di sia come lavoro, sia come farmi retribuire, diverso da tutti dagli altri. E all'incirca nell'apice proprio della carriera, quanti clienti poteva avere? Ma più che cliente, famiglia o... No, clienti, cliente. Proprio cliente, perché famiglie poi si riferiva ai figli che uno, come si doveva tagliare i capelli, incluso nel prezzo che si faceva. Esatto. Con il capofamiglia. E quanto ne poteva avere? Ma io, come massimo, cioè all'apice sono arrivato a 100 clienti. Ah, 100 clienti. Sì, sì. E quando, cioè, c'era per dire quando cliente pagava, c'era un tummeno l'anno di frumento, penso che era un tummeno, quanto era? Un tummeno di frumento. Due o uno? No, uno era. Uno. E cioè, c'era una statistica, no, una regola che il cliente doveva venire una volta al mese o sì, una volta? Sì, oppure... Sì. No, c'era stabilito, per esempio, un tumulo di frumento, era una volta alla settimana la barba. I capelli all'incirca una volta al mese, a seconda quello c'è, perché c'è qualcuno che ci allunga di più, ci allungano prima e c'è quello che ci allungano e dopo. E si maggiorava il prezzo in caso? Allora in questo caso si maggiorava il prezzo. E poi era un tumulo era per una volta a settimana, chi si faceva due volte alla settimana, allora si aggirava un tumulo e mezzo, un tumulo e tre quarti, via, secondo la famiglia e via di seguito. Io però, perché l'altro facevano sempre lo stesso. Quindi un tumulo di frumento al mese, se c'era... All'anno. Subito appena aperto un salone, per i ragazzini, per avere gli allievi, che saccio, era da solo oppure aveva qualche collega? No, subito, c'è qualcuno che allora erano per i tempi, erano quelli, qualcuno magari per non lasciarlo... che così detto in mezzo alla strada, un bambino dopo che finiva la scuola se ne andava a giocare, a volte litigava, a volte cosa contro l'altro, allora c'era che lo mandava dal barbiere, che lo mandava dal calzolaio, qualche figlio per essere sicuro dove era, via. E si pagavano sti allievi oppure no? No, si pagavano il momento in cui questo incominciava ad aiutare veramente il padrone, via, cioè nel senso quando incominciava a fare la barba a tutti, perché c'era gente, qualcuno che pur essendo che il ragazzo la sapeva fare la barba, non c'era la qualcuno fatta. Che non la voleva fatta e allora ero detto mastro. Voglio risalire, vorrei ricollegarmi ai primi discorsi. Si ricorda quando ha fatto la prima barba e il primo taglio di capelli? Era emozionato, non so, come ha dormito a notte? Che cosa? No, il primo taglio di capelli l'ho fatto... La data, se ricorda all'incirca? No, la data non la ricordo, ma subito adesso lo dico io. Adesso il 36, 37. E com'è successo? Com'è stato il barbiere? Il cosiddetto maestro. Marco Gicci, no, Nino Muscaglione. Ah, ne Marco Nino, giusto. Nino Muscaglione si è messo vicino a me e mi fa dice, taglia il capello a questo qua. Ma è stato all'improvviso da un giorno per dire questa mattina? No, già l'aveva pensato già qualche giorno. Gliel'aveva detto a lei? Qualche giorno, sì, me l'ha detto qualche giorno che so che c'era meno traffico, sì. Meno cosa, dice qualche giorno. Poi non mi ricordo di che giorno era. Perché allora si lavorava pure il lunedì, la domenica fino alla sera. Ah, il lunedì pure? Sì, allora la giorni di riposo non ce n'erano? Come? Giorni di riposo? No. Allora fino a quando sono andato via sotto le armi, si rimetteva la domenica sera e il lunedì mattina si ricominciava un'altra volta. Non c'era. E questo cosiddetto poi orario è venuto tramite... che durante la guerra uno barbiere è sollato da Palermo ed è venuto a mezzo d'uso. Ma era un accordo diciamo quasi nazionale, perché anche a Palermo, nazionale diciamo regionale. A Palermo non lo so. Sì, allora si usava. Difatti questo barbiere che è venuto sfollato a mezzo d'uso, ha visto la situazione, un giorno
ha chiamato a tutti. Io non c'ero perché ero sotto le armi, ma me l'hanno raccontato, ha chiamato a tutti, dice così così, dice. Domenica dice, chiudiamo alle 4, dice. Allora è sembrato chissà che cosa, perché si metteva alle 9, possibilmente alle 9 e mezza, alle 10 la sera, pure la domenica, perché si lavorava pure la domenica, le persone di campagna allora lavoravano assolutamente pure la domenica. E così dice, alla domenica chiudiamo alle 4 e lunedì dice, si chiude. Ma pure accende, siccome l'ambiente non era abituato a queste cose, e allora quel barbiere, giustamente, intelligentemente, dice noi ci diamo il tempo, dice, un mese. A partire da quella data si osserva questo qua. Esatto. Ripeto sempre, io non c'ero perché me l'hanno raccontato. E così si incominciò alla domenica a chiudere alle 4, che poi si portò alle 2. Poi si portò alle 2 e lunedì si stava chiuso. E poi ultimamente, poi io mi ricordo questo verso la fine degli anni 70, se non sbaglio metà degli anni 80, hanno deciso di domenica chiudere completamente. No, questo di meno, c'era 70. Di meno? Sì, ma questo sarà, adesso te lo dico io, 5-6 anni che si fa domenica e lunedì. E se uno aveva bisogno, per dire... Capitava, uno aveva bisogno di fare la barba, lo andava a cercare il barbiere e voleva fare la barba, o perché l'indomani doveva andare a Palermo. Mi raccontava il mio maestro che una volta una mattina, verso le 6 di mattina, presto, si presenta uno, dice che sai, devo andare a Palermo, vieni a fare la barba. E allora quello muscaglione, allora gli buttò una lira. Una lira allora era certo, una lira, certo. Questa una barba, tieni, fatela a Palermo quando arrivi. E poi un'altra cosa, è mai capitato pure di fare un parrucchiere femminile oppure no? Sì, io tagliavo i capelli pure allora, alle donne li tagliavo pure io. Ma a casa, penso a che casa, è un tuo salone. Sì, va. No, non se ne discutevo di questo. A casa sia qualcuno che era sposato e giovane, oppure aveva qualche figlia signorina. E allora mi diceva, cioè, domani ci vai il lunedì, questo avveniva di solito il lunedì, oppure da mezzogiorno alle 3, perché era, quell'ora era chiuso il salone, cioè, ci vai a tagliare i capelli o a mia moglie o a mia figlia. E io non ti nascondo che magari, pur non essendo clienti miei, mi diceva, ci vai a tagliare i capelli domani già mia moglie. E non secondo il barbiere dove lui si serviva, quando ci vedeva i capelli tagliati, a me mi portava il muso. Certo. Ma io guadagnavo di più quasi con questa gente che, perché allora chiamandomi era in contante, non si riferiva all'anno, giusto? Certo. All'anno era dal barbiere dove si serviva lui. Ma io lavoravo più, si può dire, con questi clienti in contante, che ho la figlia, signorina, certo. Ricordo. Quando c'era per esempio la comunione, il bambino, la prima comunione, qualcuno che non è pure essendo grande mio portava il bambino da me per tagliargli i capelli. E poi avveniva la solita cosa, che il barbiere, quello così, gli portava il muso. Ma io che cosa c'entravo? Certo. Non lo chiamavo io. E poi un'altra cosa, per dire, c'era chi non veniva a paese, dice, mi deve tagliare i capelli in campagna, cose. Oddio, c'erano, come cosa c'era qua? Non so se tu l'hai sentito dire, quando hanno fatto le case a Farra. A Farra? Per sentito dire, sì, vagamente. Sì. Quando fecero la casa a Farra c'erano molte, erano operai tutte di Palermo o forse di qualche paese vicino, non so. E allora c'erano pure impiegati del luogo nel senso che lavoravano per esempio alla campagna, vedi seguito, e venivano... Raramente venivano in paese questa gente, e allora c'era Ciccio Sciancato, sarebbe padre Mastrofano, sì. Che non so come ci andava lui, le volte ci davano il frumento, ci davano, e da Farra portava frumento paese, gordo. Sì, si portava frumento, Dudumere frumento, si portava suo figlio. Dottumena formento, se era Gettumena difficilmente, era Farra portare un paese per sua porta poi l'ammaginare. E andavate per dire come a Campo Felice, queste cose, avevamo barbiere a Campo Felice? C'è stato un periodo che a Campo Felice non avevano il barbiere, e questo negli anni 60,
aspetta, no, negli anni 66, 67 fino a 70, 71 non avevano barbiere, siccome mia moglie era di Campofelice, è nata a Campofelice, e allora io tramite mia moglie venivano per farsi i capelli, perché la barba se la facevano loro, ma venivano a farsi i capelli quasi tutti da me. E sia lei a Campofelice ci arrivava a dire? Sono andato una volta perché era stato un ragazzo che si era rotto una gamba. Ho capito. Aveva capelli lunghi, allora mi ha pregato il padre che veniva a tagliarsi i capelli da me, ripeto, questo di Campofelice, e dice per favore così così, c'hai i capelli lunghi, dice. E io un giorno di lunedì ci sono andato. E poi, dato che si è sparsa la voce che io ci dovevo andare, sono venute altre persone là in casa di quel ragazzo là che si era rotto la gamba. E ho fatto la giornata, per così dire. E mai per invece di Villafrate, Codrano, ne aveva clienti dei paesi vicini? Venivano, questo sì. Ma come venivano? A piede, camula, camacchina? No, con sempre un qualche mezzo. Venivano autobus, un coso. Infatti una volta ci fu... l'ex guardia municipale Minicola Cattuta, sì, che mi portò uno di dice Foladiana, non mi ricordo più come si chiama, dice sai così così, dice, questo ci hanno detto che tu tagli i capelli bene, dice, perciò dice è venuto qua, dice, conosceva me e ha voluto essere portato da te per tagliarsi i capelli. E così poi, ma venivano in quel periodo, non per vantarmi, è giusto, ma venivano molte di Villafrate, di Campofelice, questo di Cefaladiana, e poi qualcuno di qualche altro, e anche da Codrano qualcuno è venuto. E avevano precedenza nei clienti paesani oppure no quando arrivavano? No, veramente, a dire la verità, no, chiedevano permesso se il cliente paesano che so lo faceva, voleva passare bonariamente così, ma io giustamente mi piaceva che venivano questa gente perché erano in contante e pagavano bene rispetto, certo, certo, agli abbonati, ma purtroppo non potevo dire facciamo passare a questo. Certo. E poi un'altra cosa, e in merito invece ai sacerdoti, cioè per dire i parrini grechi con la barba venivano oppure ci a casa, com'era sto sacerdote? Veramente... Sembrava vergogna che venivano, oppure venivano liberamente, non no, lo so. Venivano liberi, io il mio il sacerdote che veniva da me è stato padre Verecondia. Con padre arciprete del rito greco Lorenzo Perneciano. Lorenzo Perneciano non c'ho avuto, dal punto di vista di lavorare, non c'ho avuto mai rapporti, in quanto questo era cliente Renino Fugarino. Ah, di fronte, siccome abitava giustamente di fronte, si faceva là. Ma venivano liberamente? Sì, venivano liberamente. Sì, padre Verecondia, dal primo giorno che, siccome con padre Verecondia siamo stati compagni di scuola, e allora, essendo compagni di scuola, se c'era una conoscenza, una cosiddetta amicizia, e allora dal primo giorno che io mi sono messo il salone per conto mio, lui è venuto da me. E le è mai successo qualche allievo che sbaglia a tagliare capello, barba, ha combinato qualche guaio, diciamo, un po' serio? Ma un po' serio no, veramente. Proprio... Tagliare a fa, non so... No, oddio, succede, può succedere pure uno, che so, fare qualche piccolo, come vorrei dire... Sbaglio, così. Sbaglio, chiamiamolo sbaglio, magari. E così anche a uno grande, perché un attimo... Basta un attimo di distrazione, perché uno parla un quando l'altro e può succedere pure uno grande. Ma come fatti vero e proprio non ricordo. Ricordo solo quando a mezzogiorno è venuto l'attuale Palagonia, il padre, no? Peppe Palagonia. Sì, è venuto da me, avevo il negozio allora accanto alla dove c'era la Democrazia Cristiana. Sì, o da Marco Rizzo. A casa di Pompeo, va? Precisamente. Avevo il negozio là, perché l'avevo, quello il prima l'avevo elevato, sono stato un anno assente da mezzo uso e via di seguito, e poi sono rimesso il negozio lì, quello qua. Ed è venuto questo Palagonia, è venuto a mezzo uso con la moglie che faceva l'ostetrica, e l'hanno mandato là. E l'ha mandato là un cliente che non era mio, è venuto ad abitare, cioè è andato ad abitare e nella casa dove abita Giro Ospitaliere ora. Sì, 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 sì. È andato Giovanni Di Micheli, esatto, in quella casa.
perché è venuto a abitare là in quella casa. Lì quella casa, tu lo sai di chi era quella casa? Sì, Bellone. Precisamente. Non era cliente mio, questo qua, era cliente di Mascio Michele. E allora l'ho mandato da me invece, quello là. Non so, non voglio dire il perché. È venuto là. Siccome questo individuo aveva una barba un po' dura. No, dura sotto il collo, siccome la barba riccia, a volte una volta che allunga un po' tende a rientrare. Il famoso pelo incarnazzato. Ecco, precisamente, il famoso pelo incarnato. E allora avevo un ragazzo che faceva bene la barba, bene davvero. E chi era? Era Delfino, uno dei Delfini. Piero Delfino, questo che fa Rebedello? No, un altro, pure Piero si chiamava, ma che è a Torino. Ah, sì, allora, ben ricordo. Il padre, la madre era Delfino, sì, la madre era Delfino, sì. Il padre di questo ragazzo è Corticchia. Sì, vabbè. Comunque, e allora incominciò a fargli la barba e sotto il collo incominciò a contare tutto il sangue, perché ogni bollicina che faceva questo pelo così certo, incarnato. E questo ragazzo subito mi ha chiamato e ho visto la situazione. Io tagliavo capelli e ci ho detto che un cliente, per cortesia scusami, ci siamo, guarda qua, in realtà però ho dovuto finire io con la barba. E poi ha mai tagliato barba, capelli a qualche personalità più importante, non so, saccio vescovo, o venuto qualche assessore di Palermo, sindaco di Palermo? No, questa gente no. Io era mio cliente, non so se tu l'hai conosciuto, il dottore Di Giacomo, che operava alla clinica Cosentino. Questo, siccome tutti gli anni veniva qua, perché a Cuddemia l'avevano loro, hanno proprietà, no? E tempo d'estate allora veniva quasi tutti gli anni. E veniva a farsi i capelli, una volta all'anno veniva a farsi da me i capelli. Poi c'era... E pagava così, non cioè pagava profumatamente. Sì, profumatamente, in contante. E poi... Che io veramente magari qualche volta, siccome c'erano altri di Giacomi che erano clienti miei, a volte magari dato che era una volta all'anno, certo, certo. Ma magari non volevo prendere i soldi, ma lui veramente insisteva e mi dovevo pagare e basta. E mi dico una cosa, una domanda un po' curiosa, ma c'era, io ho sentito dire che lei era barbieri ricchi, persone che più colte, più cose, oh, vero oppure no? Era, questo fatto è stato, come dire, subordinato al fatto che avevo il locale, mi sono imposto di tenere un locale più moderno rispetto agli altri, più pulito, la prima gabbanella l'ho messa io, fra tutti i barbieri. Sì. Gli altri no, con la giacca, tempo d'estate con la camicia, così, ma nessuno ancora usava. Io quando mi sono messo in negozio per conto mio, la prima cosa che ho fatto è la gabbanella. E queste tovaglie che mette in barbiere sempre sono esistite? Sì. E allora per esempio c'era, secondo il locale, con una tovaglia per esempio ci facevano 10 barbe, io ce ne facevo 5, tanto per dire. E ecco, da lì nacque la cosa che io mi facevo pagare di più. Okay. Oppure era perché magari lei aveva a quinta elementare, quindi era un po' più colto. E anche ho sentito dire che lei, per dire, nel suo salone circolava per dire il giornale un po' sì, più. Sì. Per dire, l'altro c'era il Grand Hotel, lei c'era l'Europeo. E quindi anche questo incideva. Come? Questo incideva pure, questo. Certo che incideva, perché veniva il cliente, se non c'era quello di questa settimana c'era l'altro, per esempio, più di un cliente poteva prendere una rivista e passava il tempo. Lei era abbonata al rivista, al giornale, no, il giornale no, no. Sigillo oppure... Lo compravo tutti i giorni, poi quando ho messo il secondo negozio... Come il secondo? Ah, ha cambiato... Ha cambiato locale, via. Pensavo il secondo negozio no. Aveva... No, quando ho messo il secondo locale... Che questo secondo locale poi era addirittura più moderno, con sedie che si sdraiavano all'indietro, e ho incominciato a fare lo shampoo che non si usava prima. Questo è interessante. Cioè, prima le persone... tutte le mattine compravo il giornale di Sicilia. Oh, e c'era qualcuno avventizio che veniva solo per leggere il giornale e lei aveva le scatole rotte? No, perché... no, questo non c'era.
No, non c'era, perché se ci veniva una volta o due e poi lo liquidavo. Perché c'erano persone, e io non voglio fare il nome, che andavano solo al salone per leggere il giornale, questi che si sentivano colti, istruiti. Ma no, perché, ripeto sempre, se veniva un individuo che non era cliente mio, io non glielo permettevo, perché non permettevo che un individuo che non era cliente mio doveva leggere il giornale un mezz'ora, un'ora, e un mio cliente doveva aspettare a lui. Perciò questo con me non è successo. Quindi, se avesse successo, io l'avrei licenziato subito. E quindi questa era una delle, diciamo, delle cause per chi lei era, certo, non additato, era tenuto come barbiere, sì, più colto, le persone, certo, più... Certo, è una domanda ancora un po' più grossa. E da lei venivano pure questi chiuntisi, che coppola torto, oppure questi andavano da qualsiasi parte? No, questi andavano da qualsiasi parte. Io per lo più avevo gente benestante, avevo gente impiegatizia, e al comune, e via di seguito, via. Maestro Saro, io la ringrazio, perché oggi ne abbiamo, oggi 30 aprile 2004. La ringrazio. Prego, figurati.